Salve ragazzi, benvenuti su RobbyFPV o bentornati. Oggi è la giornata di tutti noi che vogliamo apparire per quello che siamo. Infatti sarò io oggi a presentarvi un prodotto. Parliamo di un Tiny Whoop, parliamo di un Tiny Whoop di Shein e più precisamente oggi vediamo gli Shein US65 Pro. Ah, ragazzi, dovete scusarlo, ma ogni anno è sempre la solita identica storia. Deve metterci bocca su tutto, quindi oggi fortunatamente sono riuscito a trovare un compromesso con lui. Farò io tutta la parte descrittiva di tutte le caratteristiche e bene o male tutto quello che c'è da sapere e lascerò lui parlare a proposito delle conclusioni. Incrocio le dita, speriamo che non dica solo peste e corna, ma anche un qualcosa di positivo. Ed ecco qui la confezione, ragazzi. Confezione rigida, quindi comoda da mettere nello zaino senza il pensiero di danneggiare il contenuto. E ora sveliamo che cosa troviamo all'interno. Abbiamo il nostro Tiny, veramente molto carino, con la bandiera americana, appunto US, perché abbiamo anche la versione con la bandiera tedesca. Abbiamo un supportino per poter montare la doppia batteria, perché questo è un Tiny che lavora sia in 1S che in 2S. La versione che ho io è la versione con ricevente RXSR. Potete scegliere anche versioni con riceventi differenti, che ovviamente vi lascerò in descrizione. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo un caricatore multiplo per caricare le nostre batterie, connettore molto particolare che vedremo tra poco, possiamo caricarle fino a 6 contemporaneamente, e abbiamo all'interno della confezione anche l'alimentatore da poter collegare e quindi per poter caricare il tutto senza dover andare a comprare un alimentatore esterno. In quest'altro vano abbiamo le 4 lipo che ci vengono fornite in dotazione. Parliamo di lipo da 250 mAh 1S e voltage, connettore come vi dicevo un po' particolare, ma di questo ne parleremo tra poco. Abbiamo un sacchettino con viteria, un tool per smontare le eliche, un set di eliche di ricambio e un cacciavite. E per concludere qui abbiamo il nostro joystick per cambiare l'impostazione della nostra telecamerina e non può mancare ovviamente il manuale. E ora ragazzi, come al nostro solito, andiamo a vedere il peso di questo Tiny. Così come lo tiriamo fuori dalla confezione con ricevente esterna, appunto, siamo sui 24,5 grammi. Se andiamo appunto a mettere il supporto per montare le due batterie e le due lipo, siamo sui 39 grammi. Nel momento in cui vogliamo volare in 1S e quindi usiamo solo una batteria senza supporto, siamo sui 31,5 grammi. Ed ora ragazzi, scendiamo più nei tecnicismi e vediamo qualche specifica di questo Tiny, partendo proprio dal frame: un 65 mm di diagonale da motore a motore, materiale piuttosto flessibile, vedremo quanto sarà resistente nel corso dei vari test, lo metterò sotto torchio con svariati crash. Passando ora invece ai motori, abbiamo dei motori brushless di Shein, gli NX0802 da 14.000 kW, motori che accettano lipo 1-2S e il diametro dell'albero è di 1 mm. Parlando invece di eliche, abbiamo delle Genfan 12-19, delle eliche piuttosto interessanti. In ogni caso comunque andremo a testare anche delle eliche dell'HQ tripala e quadripala, sempre da 31 mm. Passando invece alla scheda, abbiamo una Crazy BX, la versione che ho io è la versione PNP, perché appunto, come vi dicevo, ha la ricevente esterna. Possiamo comunque scegliere altre versioni, come la versione con le riceventi integrate, come FreeSky, FlySky e Futaba, e in alternativa, come nel mio caso, possiamo scegliere ricevente esterna FreeSky oppure ricevente esterna TBS. Abbiamo una F4 ESC da 5A con protocollo BLLS, quindi 18600, e anche una VTX integrata da 25 mW con disponibilità di 40 canali. Monta una cam molto molto interessante che abbiamo visto anche in una recensione, la Cadex Hunt, molto economica ma di qualità.
Passando ora invece, ragazzi, ai connettori che abbiamo appunto visto o comunque intravisto nell'unboxing. Sono dei connettori un po' diversi dal classico connettore PH 2.0 e sono appunto gli ET 2.0, che in teoria dovrebbero garantire un flusso di corrente maggiore. Diciamo, avranno sicuramente preso spunto dai nuovi connettori della beta FPV. Questo, ragazzi, sicuramente ci porterà a o andare a cambiare i connettori delle nostre vecchie lipo per Tiny, se comunque avete già altre lipo con connettore differente da questo, oppure comunque saremo costretti a cambiare questo che abbiamo sul Tiny. In ogni caso, ragazzi, comunque vi posso dire che il risultato finale, bene o male, non andrà a variare più di tanto. Ed ora, ragazzi, iniziamo la procedura di bind, quindi associamo il Tiny con la radio. La procedura che faccio io, ragazzi, potrebbe essere differente in base alla radio che possedete. Io qui ho una radio FR Sky, la X9D Plus SE, quindi fate attenzione. Io nel mio caso andrò appunto sulla pagina dei modelli, vado a prendere una casella vuota e creiamo un nuovo modello. Andiamo a selezionare l'icona del drone. Proseguiamo, io andrò a sostituire il canale 2 con il 4, quindi il roll con lo yaw, quindi qui al posto di canale 4 sul roll andrò a impostare canale 2. Proseguiamo, andiamo su page e sullo yaw andiamo a impostare, come vi dicevo, canale 4. Abbiamo anche qui degli switch che poi andremo a modificare successivamente, e per confermare il tutto teniamo premuto enter. Quindi andiamo ora di nuovo su page, siamo sulla pagina configura e scorriamo verso il basso e andiamo ad attivare il modulo interno. Dovremo selezionare XJT, nel mio caso avendoci la RXSR come ricevente lascerò D16, e poi andremo a appunto cliccare su bind. Lui inizierà a suonare e inizierà la procedura sulla radio. Passando invece ora sul drone, cosa faremo? Io ho già collegato una lipo perché questo connettore andrà a funzionare soltanto se colleghiamo due batterie, quindi lo faremo andare in 2S il drone. Andremo a cliccare nel mentre andremo a alimentare il nostro drone questo tastino sulla ricevente FR Sky. Quindi non appena lui riconoscerà il bind avvenuto con successo, un LED rosso inizierà a lampeggiare velocemente. Quindi ora vediamo, iniziamo subito premendo il tastino bind sulla nostra radio e lasciamo 1.8 telemetria on. Inizierà a suonare. Nel frattempo io clicco il tastino, è un po' scomodo, e collego la lipo. Ok, come vedete lampeggia rosso velocemente e questo vuol dire che la procedura è avvenuta con successo. Ora, se io torno indietro e andiamo a ricollegare l'alimentazione sul drone di nuovo, possiamo fare una controprova e vediamo che è apparsa un'icona nuova con delle tacchette che ci va ad indicare il fatto che la telemetria è attiva. Ora, ragazzi, possiamo anche scollegare l'alimentazione del Tiny e quindi torniamo a lavorare sulla radio per creare gli ingressi, i mixer e tutte le funzioni per quanto riguarda i vari switch. Quindi cosa facciamo? Andiamo su menu, andiamo su page, andiamo a dare un nome sulla pagina configura al nostro modello. In questo caso io andrò a nominarlo come US65 Pro. Ok, ora andrò a cliccare su page, di nuovo su page, e abbiamo qui gli ingressi. Qui andremo a creare appunto gli ingressi per i nostri switch, e quindi sull'ingresso numero 5 andrò a selezionare appunto lo switch che mi interesserà ora utilizzare, ovvero nel mio caso questo ha due posizioni che lo utilizzerò per l'ARM. Quindi una volta che selezioniamo sorgente e muoviamo lo switch, lui automaticamente selezionerà lo switch che abbiamo mosso. Una volta fatto questo andiamo a nominare l'ingresso, io lo chiamerò ARM per comodità. Ok. Ora passiamo all'ingresso numero 6, lo andremo a chiamare pre-ARM perché appunto qui andremo a scegliere un canale a
una posizione temporanea, ovvero questo, per una sicurezza in più per evitare che il drone ci si armi sulle mani. E appunto lo chiameremo pre-arm. Ok, e sulla sorgente andiamo a muovere lo switch interessato. Ok, andiamo ora a selezionare un altro switch per le modalità di volo, che io personalmente utilizzo questo a tre posizioni, e lo andiamo a chiamare mod. Ok, e per concludere io utilizzo un altro switch per andare ad attivare il turtle mod, ovvero quando il drone si capovolgerà e lo vogliamo far tornare dritto, e per attivare anche il buzzer. Quindi lo andrò a nominare AUX per comodità, e sulla sorgente andrò ad attivare questo switch. Fatto questo, ragazzi, proseguiamo andando nella pagina successiva, ovvero Mixer. Andiamo a cancellare il canale 5 perché lo andremo a cambiare, il canale 6, il canale 7, e andiamo appunto a selezionare le varie sorgenti che abbiamo creato poco fa. Le andiamo a rinominare nello stesso modo con cui le abbiamo nominate negli ingressi. Ok ragazzi, ora la procedura qua è terminata, ci manca soltanto di andare a creare il canale per il segnale RSSI, e quindi andiamo su di nuovo page tenendo premuto, e quindi per tornare nella sezione ingressi andiamo a cliccare sull'ingresso numero 9 e lo chiamiamo qui RSSI. Ma prima di andare a cliccare sulla sorgente dobbiamo andare sulla pagina che si chiama per la precisione telemetria. Andiamo di nuovo a collegare l'alimentazione del nostro Tiny. Telemetria disponibile. Ok, abbiamo di nuovo la telemetria e andiamo a cercare. Telemetria disponibile. Andiamo a cercare i nuovi sensori. Ora ci apparirà il segnale SSI e il voltaggio della batteria. Possiamo anche terminare la ricerca. Scolleghiamo l'alimentazione del Tiny. Telemetria 7. Torniamo appunto sulla pagina degli ingressi. Andiamo sul segnale RSSI e su sorgente abbiamo premuto il tastino enter, andiamo su la voce telemetria e ci viene riportato appunto il segnale RSSI, e sulla scala andiamo a impostare 100. Ok, una volta fatto questo andiamo di nuovo su Mixer e andiamo su un canale vuoto, sul canale numero 9, segnale RSSI, e sul peso andiamo ad impostare 200 e sull'offset meno 100. Ok ragazzi, ora tutto quello che dovevamo andare a settare sulla radio bene o male terminato, passiamo ora sul PC e quindi andiamo a configurare il nostro Tiny. E quindi ragazzi ci troviamo ora su Betaflight, se non l'avete ancora installato vi lascerò il link in descrizione per poterlo scaricare e quindi anche installare. Andiamo a collegare l'AFC, quindi il nostro Tiny, tramite porta micro USB al nostro PC con relativo cavetto, e dovrebbe apparirvi qui COM e un numero. Nel caso in cui dovesse rimanere su selezione manuale e non avete la possibilità di scegliere la COM, dovete andare ad installare i driver dell'AFC tramite questo programmino Zadig, che potete scaricare da questo link, e quindi potete installare i driver che mancano. Una volta che vi appare qui COM, andiamo a cliccare su connetti e abbiamo già una pre-configurazione. Ci mancherà soltanto di andare a fare qualche ritocco, come su configurazione andiamo ad impostare semplicemente qualche parametro, come ad esempio arma 180 gradi. Andiamo a selezionare, nel caso in cui non avete nulla, dovete andare a selezionare riceventi di tipo seriale e riceventi S-Bus.
qua su queste altre funzioni vado ad attivare la telemetria e attiviamo anche RX Lost e RX7 per quanto riguarda il buzzer. E qui possiamo anche salvare e riavviare. Una volta che il drone si è riavviato, ci apparirà di nuovo qui COM 3. Andiamo su sensore batteria, vi consiglio di lasciare tutto così com'è. Su fail safe va bene così, su lascia cadere. Messa a punto dei PID, ragazzi, non vi consiglio di toccare nulla perché hanno già, diciamo, fatto un PID tuning su questo Tiny, quindi se andate a toccare potrebbe andare a comportare dei problemi durante il volo. Potete andare a toccare qui un pochino i rate in base alle vostre esigenze, in base a quanto volete che sia reattivo il vostro drone, in base al movimento degli stick su RC rate. Passando ora invece nella tab ricevente, come vedete qui abbiamo qualche problemino. Infatti dobbiamo andare a cambiare la mappatura su Spectrum, salviamo. Come vedete ora l'anteprima è ferma. Si muove soltanto quando andiamo a muovere i comandi. Abbiamo settato già il canale numero 5 sul segnale RSSI che abbiamo già impostato sulla nostra radio. Come vedete, in base a quello che muoviamo, anche gli switch si muovono e quindi qui possiamo salvare. Andiamo su modalità di volo, andiamo ad impostare le varie modalità. Io imposterò ovviamente l'ARM con lo switch che abbiamo già selezionato. Ci basterà semplicemente muoverlo nel momento in cui è impostato qui su automatico e andiamo a posizionare la puntina sulla parte verde dove vogliamo che si attivi. Passiamo poi alle modalità, imposterò la modalità angle sullo switch e quindi sull'aux numero 3, poi scendiamo, andiamo a settare il buzzer sull'aux numero 4 dove abbiamo deciso di impostarlo, poi cosa ci manca? Il flip over after crash, ovvero nel momento in cui si capovolge il drone lo possiamo far tornare dritto. Il pre-arm sullo switch momentaneo e penso che abbiamo impostato pressoché tutto. Ovviamente, quasi dimenticavo, nel momento in cui non stiamo su angle saremo sulla modalità acro, quindi possiamo anche salvare. Ora andiamo sulla tab dell'OSD e andiamo ad impostare dei parametri che ci interessa visualizzare a schermo. Io generalmente utilizzo sempre il segnale RSSI qui in basso a sinistra, il tempo di volo, il throttle, quindi quanto gas stiamo dando, il voltaggio di ogni singola cella, i milliampere consumati e i segnali di avviso. Ok ragazzi, penso che abbiamo visto tutto quello che c'era da sapere a proposito di questo Tiny. Andiamo ora a fare qualche test di volo, quindi andiamo a provare questo Tiny in 2S con queste eliche, ovvero le Genfan, quelle che troviamo all'interno della confezione. Facciamo un test con queste HQ tripala e quadripala da 31 mm e poi ragazzi vi lascio al mio amichetto che purtroppo è qui e già sta rompendo perché non vede l'ora di metterci becco e dire cose senza senso. Quindi ci vediamo dopo. Cioè, nel senso, vi lascio a lui. Lui se n'è andato e non ritornerà più fino alla fine di questi giorni. Bene, quindi tocca a me concludere questo video e darvi le mie opinioni di questo Ishin US 65 Pro. Allora, ragazzi,
Partiamo proprio con i test che abbiamo appena visto. Il primo volo è stato effettuato con le eliche di default, ovvero con le Genfan, delle eliche che mi hanno dato un feed estremamente positivo, veramente molto aggressivo, quasi overkill indoor, ovviamente in 2S. Parliamo anche di eliche che effettivamente danno delle ottime prestazioni, come le tripala della HQ, sempre 31 mm, che però ci danno un controllo maggiore. Ma il top del controllo, ragazzi, l'abbiamo ottenuto con le quadripala. Un po' meno potenti, quindi meno prestanti, ma un controllo preciso e perfetto. Parlando invece dei tempi di volo, ragazzi, ci aggiriamo intorno ai 4 minuti per le tripala, mentre per quanto riguarda le quadripala intorno ai 3 minuti e 50. Ma ora veniamo ai lati positivi di questo timing. Frame veramente molto molto resistente contro ogni mia aspettativa, perché vedendo il vecchio US65 che dopo qualche crash si è subito spezzato, questo invece sembra veramente veramente molto resistente. Senza considerare poi la cam, una cam veramente speciale. Considerate il fatto, ragazzi, che durante il test di volo nella taverna era quasi completamente buio. Ma ora, ragazzi, per la mia gioia, arrivano gli aspetti negativi. Partendo proprio da quel cacchio di connettore. Dio bon. Guarda che mi arrabbio, eh? Allora, questo connettore, ragazzi, è unico nel suo genere. Quindi se avete altre lipo con connettore PH2.0, sarete costretti a o sostituirlo oppure sostituire tutti i connettori dei Shin. Quindi, ragazzi, che vi dico, questo è il primo problema, senza considerare il fatto che per far volare questo Tiny e quindi per alimentarlo siamo costretti a utilizzare due batterie, perché non viene fornito in dotazione l'adattatore per farla andare in un OS, e questo, ragazzi, è inaccettabile. Quindi vi dico che per me sarebbe da frullare questo connettore, ma calmiamo un attimo le acque, perché sennò qui prende fuoco tutto. Senza considerare, ragazzi, il supporto per alloggiare la seconda lipo sul frame. Un supporto in TPU assolutamente ridicolo. Ridicolo! Sì, ragazzi. Un supporto che è scomodo, perché per far entrare la seconda lipo è veramente un problema. Senza considerare che per un attimo mi sono detto, forse non saranno stati meglio degli elastici. Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì, questi aspetti negativi mi hanno fatto tirare per bene. Quindi, ragazzi, ora, al di là di tutto quello che avete sentito da me, reputo che questo Tiny si possa considerare un Tiny abbastanza interessante da prendere in considerazione, visto e considerato il prezzo di circa 60 euro in base all'offerta. Quindi ditemi che cosa ne pensate nei commenti a proposito di questo Tiny. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like, che per me e per l'altro bamboccio pelato è veramente molto importante. E se non siete iscritti al canale YouTube e alla pagina Facebook, vi invito ad iscrivervi per non perdervi tutti questi video infernali. No, in realtà penso sia solo uno all'anno, perché purtroppo mi lascia solo una giornata a disposizione. Quindi, ragazzi, vi lascerò anche il link del prodotto in descrizione se vorrete acquistarlo e supportarci. Quindi fatelo, se no verrò e vi farò supportare in maniera molto spiacevole. Quindi penso che sia tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!